come ti sei trovato a lavorare per il bando di Color Your Life? Molto bene. Ho trovato benissimo, bene, con tanto entusiasmo, con voglia. Ok, bene, è stato abbastanza impegnativo, ma bene. Bene, anche se è stato in un periodo abbastanza impegnativo di fine del quadrimestre scolastico. Hai seguito tuo figlio nel progetto realizzato per Color Your Life? Sì, abbastanza, sì. Più che altro l'ho incoraggiato e lasciavo che lui lavorasse direttamente al progetto. Sì, ne ho sentito parlare molto e alla fine l'ho riguardato con mio figlio e anche consigliato delle parti da aggiungere o togliere. Ho stampato le fotocopie per i questionari e ho dato qualche suggerimento. Qual è il tuo sogno? Diventare regista e sceneggiatore. Il mio sogno è fare l'astrofisico. Diventare nuotatore. Il mio sogno è fare l'imprenditrice. Quale futuro auguri a tuo figlio? Il migliore, speriamo bene. Auguro che riesca a diventare astrofisico e anche se cambia idea comunque a fare il lavoro che gli interessa, che gli piace e che comunque realizzare quello che gli interessa. Di realizzare i suoi sogni e di riuscire ad avere un buon futuro ma con felicità. Di realizzare il suo sogno. Quali aspettative hai nei confronti del soggiorno alla Dreamer School? Approfittare al meglio di tutte le opportunità che mi si propongono e far uscire fuori quello che so, la mia personalità. Positivo, molto positivo. Di fare amicizia, di divertirmi e di imparare tante cose nuove e in un modo diverso. Di fare conoscenza con ragazzi di altre città d'Italia e di avere le idee un po' più chiare per quanto riguarda la scelta dell'indirizzo universitario. Come trascorrerai i 14 giorni senza Giulio? Benissimo, in grazia di Dio! Piangerò. Credo che sarò molto triste, non entrerò mai in stanza di Marco e sarò molto nervosita se non mi chiama tutte le sere. Piangerò tutto il giorno, no, andrò al mare.